Raga, ben riplay in questo nuovo video. Oggi sono un nuovo video delle categorie di Adrenaline XL. Qua ci abbiamo le stelle, perché voi avete votato nello scorso episodio, quello delle Super Draft, avete votato stelle per l'88%, Iron Man per l'8% e Idolo per 2%. Quindi qua sopra avete il sondaggio per decidere se volete Iron Man o Idoli. Mi mancano tutte le plus e due normali. Indovinate chi sono? Io vi metterò il cuoricino al commento. Prima di iniziare saluto a Silvestro e Lorenzo. Ciao ragazzi, e iniziamo con la prima, cioè la più scarsa tra virgolette, comunque sempre forte. Per primo abbiamo Quagliarella Stella, attaccante della Sampdoria, con 255 di totale, che andiamo a mettere qua. Dopo qua ci sarà la terza, la seconda e la prima. Quindi abbiamo Ilicic Stella, attaccante dell'Atalanta, che ha 259 di totale. Ok. Dopo abbiamo ancora un altro attaccante del Milan, Çalhanoğlu, con 260 di totale. E dopo abbiamo un altro, un centrocampista della Lazio, Luis Alberto, con 263 di totale. Poi Belotti, con attaccante del Torino, con 263 di totale. E poi difensore della Roma, Manolas, con 264 di totale. Questo qui è un grande difensore. Poi il Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, con 264 di totale. Poi abbiamo De Vrij, difensore dell'Inter, 265 di totale. Mertens Stella, attaccante del Napoli, 266 di totale. Pastore Stella, attaccante della Roma, 266 di totale. Higuain, attaccante del Milan, pure del Napoli e della Juve, con 268 di totale. Dybala, Pablito Dybala, attaccante della Juve, 270 di totale. Dopo abbiamo Perisic Stella, attaccante dell'Inter, con 270 di totale. Koulibaly, che ha 271 di totale, e qua un bel 100, mamma mia, troppo forte lui. Douglas Costa Stella, con 273 di totale, attaccante della Juve. Poi Amsic, centrocampista del Napoli, con 274 di totale. Ok, quindi lui è il quarto. Adesso sistemo questo. Quindi qua ci mettiamo in mare chiaro. Vabbè, Amsic qua. E adesso ci abbiamo le tre più forti di questa categoria, che metteremo qua, ci sarà il terzo, qua il secondo e qua il più forte. Quindi adesso li giriamo, quindi giriamo il terzo. E nei primi tre dirò tutti i ruoli, quindi pure questo, questo e questo. Dirò tutto quello che è. E iniziamo col terzo, che è Milinkovic Savic Stella, centrocampista della Lazio, con 84 di difesa, 98 di controllo palla e 92 di attacco, con un totale di 274. Poi abbiamo il secondo, che già potrete immaginare chi è. È proprio lui, il ninja Stella dell'Inter, centrocampista, con 94 di difesa, 99 di controllo palle, 88 di attacco. Comunque l'88 di attacco secondo me è molto basso, dovrebbe essere molto di più.
Dopo abbiamo il più forte di questa categoria. E qua stoppate il video e scrivetemi qua sotto secondo voi chi è, in base a quello che ancora non avete visto. E lui è Pjanic Stella, centrocampista della Juventus, con 92 di difesa, 100 di controllo palla e 91 di attacco, con un totale di 283. E quindi raga, pure questa è finita. Rimangono solamente due categorie che ancora non abbiamo fatto, Iron Man e Idolo. Qua sopra c'è il sondaggio. Quindi queste qua sono le tre più forti. E quindi raga, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete e noi ci vediamo domani. Ciao!